Scania Football Club Viterbo 0-2 al quinto Cano al 34esimo Onofri 0-0 sono Pescia Romana Parioli, Ronciglione Sorianese e 2P Greco Passo Scuro. Nel girone B Passo Corese Grifone 1-0 decide il gol di Manna al 23esimo. Torre Angela Poggio Mirteto è arrivato poco fa in apertura di secondo tempo il pareggio del Poggio Mirteto, per cui ora è 1-1. Al vantaggio al primo minuto di Dorazzi ha risposto il pareggio al primo minuto del secondo tempo di Luciani. Guidonia Fiano Romano, siamo sullo 0-2 grazie alle reti di Turchi al settimo nel primo tempo, di Papa al quindicesimo. Girone C. Atletico La Ciglia Grottaferrata, siamo sul 2-0, Indelicato e Procopio i gol dell'Atletico La Ciglia, Aurelia Antica, Montemario 2-1, D'Agostino ha portato in vantaggio l'Aurelia che poi ha raddoppiato e ha accorciato poi le distanze il Montemario, Certosa Fonte Meravigliosa, siamo sull'1-3, vantaggio degli ospiti con Maggini, pareggio e raddoppio di Pavanelli per Fonte Meravigliosa, accorcia momentaneamente le distanze il Certosa e poi Mangarano riporta due le reti di vantaggio per la Fonte Meravigliosa. Città di Pomezia, Virtus, Roma, siamo sul 3-1, vantaggio del Città di Pomezia, pareggio della Virtus Roma con Club Roma con Composto e poi il 2-1 e il 3-1 del Città di Pomezia. Palocco Ostia Antica 0-1, Santa Maria Le Mole Pescatori 0-2, Morandi Virtus Ardea 1-1 al vantaggio del Morandi con un rigore calciato da Francavillese ha fatto seguito il pareggio della Virtus Ardea. Girone D, Morena Pro Roma, Novauto Pro Roma 1-0, Rocca Priora Atletico Colleferro 2-0, non abbiamo notizie per Settevilla, Caserosse Bellega 0-0, Vicovaro Almas Roma 0-0. Nel girone E abbiamo Football Club Montenero Isola Liri 0-1, Nuovo Cosse Latina Ermada 1-0, Polisportiva Techiena Latina Borghi Riuniti 1-0 e Virtus Guarcino Ceccano 0-0. Aggiorno sull'ultimo gol che è arrivato proprio in questo momento, il 3-0 dell'FC Viterbo sulla Fulgur Toscania dopo Cano al quinto e Onofri al 34esimo. Il tris è stato firmato dallo stesso Cano, già autore del primo gol al minuto 52, quindi Fulgur Toscania 0, FC Viterbo 3. Proviamo a sentire Maurizio Urso per il secondo tempo di Luis Ladispoli, sempre 0-0 il risultato tra la squadra dell'ex Lazio Christian Ledesma. Eccolo qui. Vai Maurizio. Sì, siamo appunto nel secondo tempo, come potete sentire ancora pioggia incessante, risultato parziale 0-0, qualche istante fa una ghiotta occasione per il Ladispoli con un tiro dalla sinistra, anche questa volta un tiro cross che però non è stato non è arrivato appunto direttamente fuori al lato del portiere. Adesso prova ancora il Ladispoli, lo fa adesso una rimessa laterale di La Rosa, palla per Perocchi che prova adesso in cabina di regia a mettere sprint, la palla rimane lì, poi la recupera Capanna, ancora Capanna, larghe falcate a cercare Monfreda, rimane lì, attenzione che può la Luis sfruttare una palla lunga per De Vincenzi, attenzione De Vincenzi controsalvato, arriva anche da Quanno a supportare la fase difensiva, bravo De Vincenzi che riesce a trovare un proprio compagno di squadra. Ma la palla finisce ancora una volta fuori di non molto. Quindi la Ladispoli riprenderà l'azione con una rimessa dal fondo e lo farà il solito Agostini che è pronto appunto a mettere in gioco la sfera. Tutto pronto per la ripresa del gioco. Chiede ancora alla squadra di andare in avanti, di provare ancora un lancio lungo a cercare sicuramente la testa di Luca Teti. Palla lunga per cercare il bomber rosso-blu, palla che finisce fuori, quindi sarà ancora rimessa laterale per il Ladispoli che recupera qualche metro e quindi siamo a pochi passi dal cerchio di centrocampo. Andrà Gigi Salvato a battere il fallo laterale, lo fa in questo momento. Palla per Teti che spizza per Tabalini, riesce però la difesa della Luis a recuperare solo per un attimo perché Cavana si era inserito bene, non troppo
perché è già prova nuovamente la Luis, attenzione, una palla sporca in questo caso, recuperata ancora da Perocchi, sulla tre quarti perde un pallone pericolosissimo per l'attaccante della Luis, a liberare va Pucino, poi Teti, blocca il pallone, attenzione, break della Diffoli in questa circostanza, ancora Teti, ha davanti a sé Daguano, lo serve in questo momento, Daguano prova di prima intenzione a mettere dentro, palla che è stata toccata da un difensore con la maglia blu, pertanto sarà un calcio d'angolo, seguiamo il calcio d'angolo pertanto di dalla destra andrà a batterlo il solito Capanna che poco fa aveva lanciato troppo lungo nella circostanza il calcio d'angolo, vediamo se andrà meglio il cross da parte del talentuoso centrocampista rosso-blu proveniente dalla Villafranca Veronese, tutto pronto per il calcio d'angolo, assembramento all'interno dell'area di rigore, parte Capanna, bello teso all'interno, troppo lungo ancora però una volta, palla che si spegne ancora il fallo laterale ma sarà la Dispoli a rimanere in posizione d'attacco, siamo a pochi passi dal vertice alto dell'area di rigore, proverà pertanto nuovamente la formazione di mister Scorcini ad attaccare la formazione di mister Ledesma, palla lunga ancora a cercare Capanna che cade a terra, non c'è fallo dice l'arbitro, palla che viene lanciata dall'altra parte, c'è già Pucino che attenzione, pericolosissimo perché Pucino aveva provato un rinvio di testa verso il portiere, il campo però è appesantito, la palla non ha rimbalzato, si è fermata, per poco non ne approfitta la Luis che però si va a conquistare un fallo laterale, 0-0 ancora fermo il risultato qui a Via del Baiardo, per il momento è tutto, a te la linea. Grazie a Maurizio Urso, sempre quindi 0-0 tra la Luis e la Dispoli. Ci sono però delle variazioni nel girone B di eccellenza, c'è il vantaggio del Real Monterotondo Scalo nei confronti della Vigor per Conti al 14° del secondo tempo Lalli, e nello stesso girone ha accorciato le distanze e riaperto il match di conseguenza all'Unipomezia con il gol al 3° del secondo tempo di De Marco. Nel girone C invece c'è stato il gol dell'Anagni realizzato proprio in chiusura di primo tempo da Savo. In promozione girone A il vantaggio della Sorianese sul campo del Ronciglione nel derby viterbese, sono pochi chilometri Ronciglione e Soriano del Cimino, con il gol di Mechildi. Da segnalare alla Sorianese una nota, in porta gioca Cristian Porta, un gioco di parole, giocatore che conosco bene, che ha militato in quella Sorianese che tanti anni fa fece l'esperienza in Serie D, un'esperienza che fu positivo il primo anno, il secondo anno un po' meno perché vide la retrocessione, all'età di 44 anni Cristian Porta ancora difende la porta del suo, della squadra del suo paese. È una delle tante storie di questi campionati di eccellenza e promozione, arriva una notizia al girone C perché è stata momentaneamente sospesa dall'arbitro Aurelio Antica Aurelio Montemario sul risultato di 2-1, sospesa la gara per impraticabilità del campo del Don Calabria, immagino a Prima Valle stia piovendo parecchio per aver portato l'arbitro a fermare il gioco. Noi andiamo dal Simone Cervarelli per la partita tra Cerveteri e Civitavecchia, quindi ci spostiamo quindi in eccellenza, vediamo se può rispondere e raccontarci ciò che sta succedendo in questo secondo tempo. Vai Simone. Eccoci collegati ancora qui dal Galli, sempre il punteggio fermo sul 2-1 con il CF che sta insistendo adesso in attacco con Catracchi, ad ancora palla per Catracchi, ma niente, la palla viene gettata fuori, come dicevamo un posteggio ancora fermo sul 2-1 da registrare per quanto riguarda il CF, il cambio all'inizio del secondo tempo che è uscito Gravina, è entrato Funari invece per il CF del decimo, è uscito Perna ed è entrato Giordano, CF che si è gettato in attacco alla disperazione per cercare subito il pareggio contro la squadra bianco-verde, Cerveteri che si difende bene e quando può riparte soprattutto con Sissé e con Leone nella parte alta della squadra bianco-verde, sta facendo un vero duello al limite legale, infatti l'arbitro ogni volta fischia fallo. Cerveteri che adesso sta per sesto palla con il numero con Sissé, ma la palla adesso è uscita fuori, quindi vi ripasso la linea. Grazie a Simone Cervarelli, quindi sempre
0-0 il risultato. Proviamo a sentire Massimiliano Melis. Vediamo se. C'è il raddoppio del Palestrina nei confronti del Real Rocca di Papa. Binaco al quinto del secondo tempo ha portato sul 2-0 il Palestrina. E c'è il sorpasso del Tor Sapienza che sotto per 2-0 dopo 9 minuti nei confronti del Lazio è riuscito poi a ribaltare il risultato grazie alle reti della Penna al 33esimo primo tempo, di Colasanti al quinto del secondo tempo. Il terzo marcatore, ve lo diremo tra un po', non ci è ancora dato, di sapere chi è. E allora noi proviamo a sentire Massimiliano Melis. Pronto? Vai Pronto, mi Massimiliano. sentite? Sì. Sì, sono Crisanti e rispondo qui dal campo del Casal Barriera. Risultato è 0-0, una partita molto tesa, molto equilibrata, con continui cambiamenti di fronte, purtroppo rovinata dal terreno di gioco che risulta bagnato, e quindi per i giocatori diventa difficile anche giocare il pallone. Comunque, il risultato è ancora fermo sullo 0-0 con diverse occasioni da una parte e dall'altra, una partita abbastanza equilibrata. Va benissimo, allora ci risentiamo se ci fossero altri gol oppure al racconto del secondo te, dal racconto della fine della partita. Un attimo, un attimo, un attimo, grossa occasione per la Ranova, doppia occasione per la Ranova, sbagliata per poco, adesso parte il contropiede del Casal Barriera, comunque il risultato è fermo sullo 0-0. Va benissimo, e allora ci risentiamo a breve per Casal Barriera Aranova. Mi Sì, segniamo. volevo riepilogare i gol di Tor Sapienza, Anzio 3-2, Zaccaria e Martinelli al terzo e al nono per Lanzio, gol che riapre il match del Tor Sapienza al 22esimo di Bernardi, pareggio di Della Penna al 33esimo e al quinto del secondo tempo Colasanti su calcio di rigore porta in vantaggio il Tor Sapienza. Da segnalare anche il vantaggio del Città Monte San Giovanni Campano con Carfora al 14esimo del secondo tempo sul Terracina, il pareggio del Gaeta sul campo del Falasche Lavigno, Ramieri al 18esimo del secondo tempo risponde a Capolei che al 13esimo del primo tempo ha portato in vantaggio i padroni di casa. Non so se abbiamo aggiornato anche Itri, Centro Sportivo Primavera 1-2, Forlini al nono per il Centro Sportivo Primavera, pareggio di Berisha al 28esimo e al 41esimo di nuovo il vantaggio del Centro Sportivo Primavera con Montella. Tutto nel primo tempo questo è avvenuto e il raddoppio forse l'avevamo dato, di Vissezze Morolo 2-0, stop al 21esimo e Lorì al 38esimo. Allora, nel girone A della promozione invece vantaggio del Fregene Maccarese sul Borgo Palidoro, risultato di 2-1 dopo il botta e risposta dal sesto e il settimo del secondo tempo tra le due squadre è arrivato il vantaggio, la rete dell'1-2 da parte del Fregene Maccarese. In promozione girone C è ufficiale la sospensione di Aurelio Antica Aurelio Montemario, risultato fermo sul 2-1 a fine primo tempo dopo il gol di D'Agostino al sedicesimo per l'Aurelio Antica, il raddoppio dei padroni di casa e poi il Montemario ha accorciato le distanze, l'arbitro però all'intervallo ha creduto, diciamo, la soluzione migliore fosse quella della sospensione. Non avendo le immagini, andiamo a fiducia, Domenico. Quindi, Assolutamente sì. impraticabilità del Don Calabria. Risultato fermo sul 2-1, ma ufficialmente sospesa. Non si riprenderà oggi la partita. E allora, Maglio mi segnala il pareggio della Cimini con Vittorini. E quindi, noi andiamo subito a sentire per farci raccontare il gol. E se poi è arrivata successivamente qualche occasione, sono passati più o meno 2 minuti. Da quando Maglio mi ha segnalato la rete, eccolo Paolo, qui. Vai Maglio. eccoci Paolo, siamo al 26esimo, il risultato è cambiato, la Monte Cimini è perduto a pareggio qualche minuto fa, esattamente al 24esimo, grazie al solito Vittorini che mette a segno il suo primo gol in questa stagione. Il cross è stato messo a segno da Danieli, compagno di squadra ex Valle del Tevere, che ha stoppato bene un pallone all'interno della rigore, servendo Manuel Vittorini, che sotto misura non ha sbagliato. Ricordiamo che però il Sant'Angelo Romano dal 24esimo, dal 22esimo minuto del secondo tempo gioca in 10 uomi per
per l'espulsione del del giocatore Pasqualini che aveva aperto le marcature nel primo tempo, quindi Sant'Angelo Romano che è in 10 uomini, Sant'Angelo Romano che adesso sta cambiando il primo uomo, Giancarlo Lucani, sta mandando sotto la doccia Riccardo Sofia, al suo posto sta entrando, vediamo quando si gira con la maglia il giocatore, è uscito Sofia, quindi forze fresche in campo.